In Calabria il carrello della spesa costa troppo, a dirlo è un'indagine di altro consumo, ma lo confermano anche le persone che abbiamo intervistato. È aumentata veramente tantissimo, però purtroppo ci dobbiamo adeguare, limitare, mantenerci un pochino. Compro il necessario, tengo i nipoti, non gli posso fare regalini, pazienza, c'è la mamma che ci pensa, l'importante è che andiamo avanti. Come arrivano i turisti, c'è l'aumento, però i No, ma prezzi pure che non ti fanno rimangono, pagare. i prezzi rimangono e non è giusto così. Loro si riempiono il portafoglio e noi rimaniamo a bocca asciutta. Se non si fa un programma di quello che devi comprare e ti ritrovi alla fine del mese con pochi soldi che hai potuto risparmiare. Prima di tutto curo la tavola e poi se c'è qualche cosa che mi posso permettere, beh, ne fa a meno. Non è la morte di nessuno, perché vede, non gli insegno niente. Siamo generazioni che noi si viene dai nulla. Voi siete nati in benessere, per voi tornare indietro è un problema. Questo è il mercato ortofrutticolo di Praia a Mare. Sono le 10:30 del mattino, poca gente e commercianti preoccupati. La folla estiva è già un ricordo e siamo solo al 4 settembre. Sto facendo la fame, si vende poco, ho chiuso chi debita. Io che coltivo la terra, è aumentato gasolio che è arrivato alle stelle, quindi mettere un trattore oggi costa quel che costa. Uno, aumenta il tempo ci accompagna perché si è bruciato tutto nella terra, nella campagna è tutto bruciato, specialmente la verdura, sta andando alle stelle. Noi non avevamo mai venduto un piede di insalata 1 euro, quest'anno è arrivato 1 euro all'ingrosso. Io ho clienti da anni che ritornano, però giustamente cercano la roba buona, però hanno pure ragione, cioè i prezzi pure sono aumentati. Ma è diventato insostenibile, due fitti, tassi, non c'è lavoro, bisogna solo chiudere, non si può più andare avanti così, non si può vivere più, la benzina, se si è ammalata, i fitti, lavoro non c'è, ma come si fa? Non si può andare più avanti. Prezzi alle stelle e consumi in picchiata? Per alcuni la colpa è del costo della benzina. È l'aumento della benzina, perché purtroppo mi sono dovuto muovere dal mio paese per venire a trovare mia sorella e facendo il pieno dell'auto mi sono reso conto che non era lo stesso a distanza di pochi giorni. Sì, soprattutto la benzina, la naftalina, che secondo me è una cosa importantissima che incide molto su tutti i consumi.